la Oasis, ma peggio degli Oasis, peggio degli Oasis. A questo punto l'altra delusione della settimana scorsa è stata riflessa, la mia riflessione, su uno dei gruppi fondamentali della storia dell'hard rock, i Deep Purple, che tornavano col disco nuovo, dunque un capitolo molto importante, l'ingresso appunto già dal disco precedente, poi intramezzato dal doppio dal vivo di Steve Morse, grande chitarrista, dunque li stavo aspettando al varco per queste nuove composizioni dei vecchi Gillan, Glover, Pace e Lord, con questo virtuoso che io seguo da anni. Devo dire che sono stato, penso, una delle prime persone a scoprire il grande Steve Morse, testimoniato attraverso i 22 anni d'ottava nota. 22 anni fa proprio Steve Morse lo scoprì nei Dixie Dregs. Il disco però non funziona, Gillan è senza voce, le idee non ci stanno, i brani non sono brani, sembrano delle basi su cui Gillan destreggia una voce che non ha più, gli assoli di Steve Morse non c'entrano niente, un disco ibrido, controverso, non ha niente a che fare con i grandi di Purple di 30 anni fa, di 20 anni fa, non ha niente a che fare con niente. È una cosa per me veramente squallida questa riproposta, sicuramente la funzionerà molto meglio, perché in concerto abbiamo visto che anche se Gillan è rimasto senza voce, anche se Glover è rimasto a 30 anni prima, però con l'avvento di Steve Morse John Lord suona bene, i Deep Purple funzionano con i pezzi vecchi, ma sti pezzi nuovi non sono pezzi, questo è il guaio, per cui questi pezzi nuovi non rappresentano niente, sono passati un po' di anni ed era proprio questo disco qui che doveva puntualizzare il grande ritorno, la conferma che Steve Morse era il chitarrista giusto per loro, dopo Blackmore, Satriani, eccetera, eccetera, prima ancora Tommy Bolin, per cui una condizione nefasta, dei pezzi inesistenti, forse proprio Steve Morse, questo grande tecnico, che gli ha fatto del male a sto punto, viva Blackmore a questo punto, era meglio che tornava Richie Blackmore, però lui ha riformato adesso i Rainbow per la terza volta con Ronnie James Dio, pare alla voce, ma non ne sono sicuro, dopo la sua parentesi con quella cantante, sua donna, ormai si sono lasciati in quel disco appunto Rinascimento mentale, per cui Deep Purple veramente una catastrofe, veramente un disco indegno secondo il mio giudizio. Sicuramente i fans dei Deep Purple più acerrimi qualcosa troveranno da giustificare, perché i fans trovano sempre qualcosa di giustificare, ma la realtà è questa. Andiamo a vedere sulle partiture musicali, andiamo a vedere tutto, il disco è, non c'è musica, ci sono assoli, ci sono dei ritmi, sempre normali come ritmi, ci sono qualche riff e delle idee molto blande, molto confuse, senza una direzione. Andiamo a sentire proprio un brano che ti